Siamo in onda. Buonasera a tutti e benvenuti nel bellissimo e nuovissimo spazio Sherwood Books e Media. E siamo qui questa sera al dibattito Padova Wake Up e parleremo appunto di città e vivibilità della nostra città, come e perché nostra città sta cambiando e noi vogliamo insomma interrogarci su questo. Va bene, scusate questa introduzione un po', ma mi rifarò. Comunque questa sera siamo qui con Salvatore alla mia destra del collettivo SPAM, il professor Vincenzo Romania, insegnante all'Università di Padova, insegnante di sociologia dei processi culturali e comunicativi, e Gennaro Alberto dei Gypsy Thief, che avete sentito prima sul second stage. Io sono Margherita e conduco un programma radio su Radio Sherwood, in cui vi trovate, lo stand in cui vi trovate adesso, che si chiama La Scomunica e va in onda, faccio un po' di pubblicità, la domenica dalle 19 alle 21. Il nostro programma tratta sia di approfondimenti culturali che di musica, ma soprattutto durante questa stagione invernale ha lanciato una campagna dal titolo Dalla parte dell'arte, che si vedeva appunto schierata dalla parte degli artisti di strada che nell'ultimo periodo nella nostra città sono stati, diciamo, messi alle periferie, fuori dal centro, da i decreti anti-degrado di Bitonci. Quindi, diciamo, questo percorso di interrogazione sulle modalità della socialità nelle piazze della nostra città è, personalmente per me, per alcuni di noi, cominciato anche interrogandosi su come il centro della nostra città sia diventato ormai una vetrina di negozi che non rappresenta più nessuno di noi studenti che viviamo quotidianamente e attraversiamo quotidianamente le strade del centro di Padova. E come questo abbia portato poi a lo svuotamento delle piazze principali, ma anche di quelle circostanti, appunto nel centro di Padova e così come a Padova in tantissime altre città. Diciamo che la tematica che vorremmo affrontare più in generale è quella di come si ripercuote la ventata di paura, la ventata di movimenti, diciamo, che si rifanno al nazionalismo e quindi xenofobi o razzisti, quindi in un periodo in cui il clima non è dei migliori sotto certi fronti, sicuramente quelli che in particolare governano Padova, il sindaco Bitonci, ma anche altre città d'Italia, hanno un'idea di socialità, hanno un'idea di città che è diversa da quella che abbiamo noi ed è diversa da quello che è stato il nostro percorso, infatti, in città a Padova. Noi come collettivo SPAM siamo partiti dalla Tana dello Studente, da un'occupazione dove appunto come universitari ci troviamo quotidianamente per vivere un quartiere che è il quartiere Portello e non solo, diciamo, attraversarlo. E da lì, a partire dalla Tana dello Studente e dalla Palestra Popolare Galeano, che è un'altra esperienza sempre del Portello, abbiamo deciso di rivitalizzare in primis Piazza Portello negli ultimi 2 anni, facendo delle iniziative che cercassero di dare un'idea di piazza che appunto sia diversa da una piazza dove vai solo per comprare uno spritz, come diciamo è successo in Piazza dei Signori, dove ormai diciamo è vietato bere qualcosa che non sia comprato da un bar e non sia appunto consumato sullo stesso tavolino
appunto dove viene comprato. E invece noi abbiamo proposto una socialità diversa, una socialità che andasse ad intrecciare effettivamente le componenti del quartiere come gli universitari, che appunto sempre attraversano questa piazza, ma spesso non hanno la possibilità di interagirsi e di interagirci e di, insomma, di poterla, diciamo, modificare, ecco. E quindi su questa tematica abbiamo invitato il professore, ma su questa tematica abbiamo anche invitato dei musicisti, perché loro in primis, se ce lo racconteranno, sono stati vittima di queste ordinanze, di questo atteggiamento che vuole diciamo, opporre alla paura una sicurezza, ma una sicurezza finta, una sicurezza fatta di telecamere, fatta di forze di polizia. Noi invece pensiamo che la sicurezza sia la sicurezza della socialità condivisa, del poter essere effettivamente parte dello spazio in cui viviamo e poterne anche in questo modo diciamo, garantire la sicurezza. È proprio su questi temi che lascio la parola al professore, se il microfono funziona. Parlo in qualità di Vincenzo, non di professore. Allora, scherzi a parte, recupero alcune delle cose che ha detto Salvatore e Margherita e cerco di problematizzarle, perché appunto tocca fare anche il professore. Allora, si è parlato innanzitutto di ordinanze, trasformazioni di Padova, poi del portello e di una frase, un termine, un concetto molto bello che avete utilizzato sia nella vostra azione che nell'organizzazione di questo evento, che è il diritto alla città. E la sicurezza, l'ultima cosa di cui hai parlato. Partiamo un po' da come è cambiata Padova negli ultimi anni. E cerchiamo di ragionare su quanto questi cambiamenti, diciamo, enucleino una serie di cambiamenti più generali della città in generale. Resto gli ultimi mesi, forse, o gli ultimi anni. Stanno per scomparire il 31 dicembre il centro di accoglienza per richiedenti asilo, il CARA, che chiuderà, che è una struttura pubblica del comune. Chiude, come sappiamo, anche la struttura straordinaria della Prandina. È stata eliminata la commissione stranieri di rappresentanza, sono stati eliminati i mediatori culturali a scuola, non è stato rinnovato il contratto di alcune maestre delle scuole dell'infanzia, il che ha fatto risparmiare i soldi al comune, ma ha messo queste persone in una situazione di difficoltà. Sono state emesse una serie di ordinanze contro il degrado portato dalla presenza di esercizi commerciali etnicamente connotati. Dico etnicamente connotati in un senso più vicino al senso comune, perché Padova è piena di hamburgerie e di sushi, quindi anche quelli, volendo, non sono espressione né di Altinate, forse Altinate qualche kebab ai tempi prima di scappare se lo mangiava, ma insomma era una carne diversa. I kebab vengono da Germania, come sapete, da alcuni immigrati imprenditori di origine turca. Fatta questa premessa, cosa segnalano questi conflitti? Insieme alla costruzione dei parcheggi, insieme alla costruzione di nuovo cemento, nuove abitazioni a Padova, in una città che, è bene dirlo, dal 1980 ad oggi ha perso 30.000 abitanti. Quindi c'è stato un periodo in cui a Padova c'erano 30.000 abitanti più di adesso e c'erano anche un numero di studenti universitari simili, quindi c'è una grande quantità di appartamenti vuoti. Questo mutamento è un mutamento che avviene a Padova in maniera un po' più marcata adesso, ma avviene un po' dappertutto, cioè quella che è stata chiamata una progressiva trasformazione delle città in senso neoliberale. Una trasformazione che nella triade, diciamo, Stato, mercato, società civile, mette sempre più diciamo, in silenzio la società civile. Sono stati chiusi per esempio degli spazi associativi, anche l'ex macello ha avuto difficoltà, anche delle associazioni che per esempio aiutavano dei malati sono state messe fuori dall'arcella e così via. A favore invece del commercio. Una serie di trasformazioni che spostano fuori dal centro storico
per esempio tutto ciò che rappresenta l'università. Prima con Salvatore a cena raccontavamo quanto alcuni avessero un senso di nostalgia di Piazza delle Erbe, con i ragazzi seduti per terra a suonare la chitarra, la gente a bere lo spritz in piedi, il baracchino di Sherwood con il vino e la musica, lasciati appunto come spazio libero, come spazio anche creativo se vogliamo, come spazio di appropriazione propriamente del territorio. Queste cose nel tempo sono cambiate. L'austerity più forte si sente proprio nelle città. La riduzione del debito pubblico in Italia per il 95% arriva dalla contrazione del debito delle municipalità. Questo significa chiudere i consultori medici, significa limitare le prestazioni sociali, significa ridurre gli assegni, significa non dare assistenza agli anziani. La trasformazione di Padova non è una trasformazione solo semplicemente xenofoba. Per usare qualche libro di Foucault che vedo lì ben in vista, che vi invito a leggere, è un'azione sul corpo dei padovani, no? È un'azione che diventa un dispositivo di controllo anche. Controllo che passa anche dal tempo libero, come in questi casi. Passo un attimo a parlare di Portello, secondo argomento di cui si era parlato. È un argomento che mi piace molto perché spiega un po' la trasformazione di Padova e dell'Italia e in generale alcune trasformazioni globali. Al Portello, una cinquantina di anni fa, abitavano lavoratori, una serie anche di piccoli criminali e una serie di altre persone che arrivavano in un primo momento a Padova ed avevano, diciamo, un accesso alla città, un accesso più facile rispetto ad altri quartieri. Poi negli anni 60-70, che è il momento di espansione di Padova, espansione che ha a che fare anche con insediamenti produttivi, il Portello subisce quello che in sociologia viene chiamato un processo di gentrification, cioè diventa un'area interessante per motivi economici, su cui vengono fatti degli investimenti e la forma di questi investimenti prende ragione dall'espulsione dei poveri, essenzialmente. Le azioni più forti che ancora oggi le municipalità implementano per migliorare un quartiere servono sempre ancora per fini commerciali, quando c'è da migliorare la reputazione del quartiere. Quindi al Portello una serie di persone vengono spostate dove? Alla Stanga, area est di Padova, dove inizia quel tipo di edilizia, scusate il termine non propriamente tecnico, palazzinara, per usare una parola cara ad Andreotti, che porterà poi ad una serie di speculazioni edilizie, o in origine rivolte agli studenti, come il complesso Serenissima, ad una serie di errori fatali, per usare un termine caro a Microsoft, nella gestione di quegli spazi, che porteranno poi ad una nuova segregazione di altre popolazioni. Sapete bene quello che è successo a Vianelli e come ha reagito allora la giunta Zanonato con la costruzione del muro. E il Portello poi nel tempo appunto cambia, cambia la popolazione, diventa una popolazione molto studentesca. Quando si è studenti si fuma, si beve, qualcuno fa anche qualcos'altro. Insomma, al Portello anche per la conformazione fisica arrivano spacciatori, è facile scappare, arrivano altri tipi di attività percepite come criminali. Da quel momento in poi inizia un processo di controllo pubblico su quell'area, come anche Prato della Valle, che per qualcuno che si ricorda una volta era un bosco ed era una zona di eroinomani fra le altre cose. E questo porta ad uno spostamento del problema in altre aree, comprese le piazze, dove con facilità si trova fumo e tutto il resto, e un nuovo processo, ancora una volta, di gentrification. In ultimo si arriva ad una reazione, ad una ricostruzione, ad un riappropriamento di quell'area che ha a che fare anche con le vostre associazioni, con altre associazioni che fra le altre cose iniziano a pensare a un nuovo percorso di appunto risignificazione dello spazio pubblico che ha a che fare con la piazza. La piazza che viene costruita dal comune, forse non attraverso un processo troppo partecipato, ma che comunque poi mobilita delle parti della società civile, perché è sempre importante questa interazione tra opportunità politiche e la presenza di associazioni. Padova per fortuna ha un bel tessuto associativo insieme agli universitari e iniziano una serie appunto di processi
che rendono un po' più vissuta, come dicevate voi, sicura attraverso la solidarietà, ma anche attraverso le attività di aggregazione a quella piazza, e iniziano anche i conflitti. Questi conflitti sono piuttosto normali, sono conflitti, vengo all'ultimo termine, poi non tiro troppo a lungo la solfa, per appunto il diritto alla città. Il diritto alla città significa avere la possibilità, è un termine che deriva da un filosofo francese che si chiama Henri Lefebvre, che appunto reinterpreta il marxismo in una chiave più vicina alla vita quotidiana, appunto, che pensa al fatto che i più grandi conflitti della storia sono conflitti urbani. Anche la Comune di Parigi in fondo nasce appunto per l'espulsione dal centro storico di alcune parti della, chiamiamola oggi, working class operaia. E questo diritto alla città significa diritto ad essere inclusi nella gestione, nella progettazione dello spazio fisico. È un diritto alla città che può essere pensato come partecipativo, purché la partecipazione non si traduca in forme fittizie o performative, finte, di sacralizzazione e anche un po' di presa in giro dell'elettorato. Io ricordo a Piazza Portello, appunto, il dibattito del sindaco di tutti, qui potevano parlare soltanto i residenti che non avessero una tessera politica, questa è una condizione. Io ho la tessera politica, sono andato a parlare lo stesso. E la caratteristica di questa politica era quella di non concepire la città come spazio di attraversamento. Dicevate giustamente, io non penso che gli studenti siano dei turisti, però sono quelli che vengono chiamati dei city users, cioè le persone che utilizzano la città, che danno anche identità alla città. E il fatto di eliminare completamente dalla progettazione uno spazio gli studenti dà un po' l'idea di che modello di città si vuole. Modello di città basato esclusivamente su, appunto, una commercializzazione dello spazio fisico, una serie di processi legati alla precarizzazione del lavoro che poi si riverberano appunto in una, diciamo, desocializzazione del lavoro stesso. Ormai si lavora ma non si fa appunto socialità col proprio collega, col proprio amico. È una trasformazione dello spazio pubblico come spazio di consumo. Questo vuol dire rinchiuderci in casa, bere allo spritz, come diceva Salvatore, consumare senza appunto creare nuova socialità. Sto appena adesso leggendo Patrick Modianon, che è uno scrittore francese, se racconta Parigi, la racconta sempre come un bistrò dove si incontrano gli sconosciuti. Allora quest'idea non c'è lì. È un'idea di città piuttosto appunto come luogo di singoli nuclei che non vengono in contatto fra di loro. La vostra azione è importante e, nella prospettiva di Lefebvre, vado a chiudere, sarebbe anche importante riuscire a collegare tutta la costellazione di gruppi, di minoranze, di movimenti urbani che appunto possono ricostruire un senso diverso di città e dare anche diritto di cittadinanza a creatività e musica, quindi passerei la parola. Infatti, perché appunto abbiamo detto che il commercio di qualsiasi spazio, ma anche di qualsiasi bene che non sia necessariamente fisico, come potrebbe essere ad esempio la cultura, è uno degli obiettivi appunto di questa giunta leghista, è ovviamente una tra le cose peggiori che possa fare. Infatti, e quindi abbiamo un esempio, diciamo, dove la libera espressione, no, anche, ma forse anche l'essere universitari e quindi il voler cantare viene multato. Quindi non so se voi volete raccontare. Sì, beh, buonasera, sono Gennaro, sono chitarrista dei Gypsy Thief, siamo un sestetto jazz. E insomma, sono stati invitati per raccontare quello che ci è successo verso febbraio. Noi, come era usanza, ormai come ci siamo conosciuti addirittura, anche con altri tanti musicisti, stavamo suonando per strada, e sì, con la custodia aperta, e insomma, dopo quasi un anno che bene o male eravamo in giro a suonare per strada assieme, con comunque i passanti che non erano contrari a questa cosa, siamo stati soggetti a una multa che ci ha multati appunto per il fatto di suonare per strada. E eravamo due chitarre, un violino, un contrabbasso e un rullante, e anche durante il momento della multa ci sono state diverse persone
diverse persone che sono venute a sostenerci, a condannare questo atto, appunto perché anche noi ci siamo rimasti stizziti, diciamo, da questa cosa, perché bene o male la musica la vediamo come un'espressione dell'individuo, e il fatto di dover chiedere il permesso per, insomma, dire io sono questo, io sono così, la vediamo come una cosa un po' ambigua. E niente, passo la parola ad Alberto se vuole fare qualche considerazione su... Beh, secondo me una cosa interessante è stato che dopo il fatto della multa si è esploso un po' un caso attorno alla nostra multa per strada, tra cui la prima pagina del Mattino, siamo andati in uno show televisivo dove ci hanno chiesto un po' di cose, e due settimane dopo è arrivato dal comune un rincaro della dose, quindi una multa di 50 euro in più a testa. A me non è arrivata, per fortuna. Non so perché, sarà un po' più bello di te, Gennaro. E con la dicitura che c'è stata una rivalutazione, un ricalcolo della multa, e quindi hanno raddoppiato i soldi. Questo è un fatto abbastanza triste e interessante anche. Curioso. Sì. Io credo sia interessante sottolineare alcune cose che sono venute fuori dai vostri interventi, anche alla luce di quello che facciamo noi tutti i giorni e anche quello che facciamo qua dentro, perché si è parlato di divieti, si è parlato di costruzioni di barriere che sono architettoniche ma anche invisibili, quindi tra le persone, e credo che noi come studenti universitari, come cittadini e come musicisti siamo continuamente, giornalmente messi nelle condizioni di vivere isolati in qualsiasi momento della vita canonica, e questo credo lo vediate tutti anche all'interno dell'università, dove le lezioni si concludono senza che nessuno si scambi una parola o che sia possibile parlare direttamente con i professori, come noi stiamo facendo adesso in realtà. C'è poco dialogo tra di noi, e questo si vede all'interno anche all'interno nei cunicoli delle nostre città, tra le strade delle nostre città, dove trovare il tempo di fermarsi ad ascoltare una persona che suona sembra quasi impossibile. Trovare un posto che non sia una pubblicità o l'esposizione di una merce, come possono essere gli stessi libri e quindi i prodotti culturali che noi in questo festival, in questo posto, proponiamo in alternativa, scegliendo appositamente cose che non si possono trovare negli spazi tradizionali. Quindi credo sia importante sottolineare che non è producendo barriere e distanza tra le persone, ma è aprendole. Quindi anche noi abbiamo le magliette, abbiamo fatto il logo del nostro festival, Open Your Border, quindi è un po' questo il messaggio che noi vogliamo dare. E trovo che dopo l'esperienza che ci hanno raccontato i Gypsy Thief, credo che non sia neanche troppo scontata la commercializzazione del fatto che c'è stato dopo l'uscita sul... insomma, l'articolo sul giornale e il rincaro, perché chiaramente questo va solo a favore di chi è contrario alla vostra esibizione, che secondo me, e penso secondo tutti, arricchisce le nostre strade e non va assolutamente a penalizzarle. Infatti sarebbe anche interessante ragionare su il concetto di degrado utilizzato, no? Su cosa effettivamente sia nocivo, se vogliamo dire così, invece ciò che è positivo, o quantomeno la domanda sarebbe cosa rende vivibile la nostra città. Per alcuni sembra che se stendiamo i panni dentro le mura della città improvvisamente
è invivibile, no? Se usciamo con dei sacchi della spazzatura con dentro qualcosa è degrado. Io, ecco, questo non lo penso. Sì, non cito un caso personale, anche se qualcuno lo sa, ma finire dentro le mire di Biton ci vuol dire una certa misura essere anche battezzati, no? Appunto, ed avere un accesso privilegiato a una serie di media locali e non. Tutto ciò, ritornando alla dinamica di prima, ti porta ad entrare in un discorso di polemica che non ha una base su il ragionamento, appunto, per il miglioramento della vita sociale comune. E quindi fai polemica per fare polemica, ci guadagna lui, ci guadagna anche in una certa misura chi prende la visibilità, ci guadagnano i mezzi di comunicazione di massa che vendono spazi pubblicitari, e ci guadagna una certa conflittualità che aumenta, appunto, nello spazio pubblico. Al contrario, appunto, come si può costruire appunto questo tipo di sicurezza diversa? Utilizzo un riferimento molto banale che ormai leggiamo un po' tutti, Zygmunt Bauman, appunto, in Modernità liquida, scrive il concetto di sicurezza a tre variabili in inglese. E la prima è la security, cioè appunto il controllo. L'altra è la safety, sentirsi sicuri, protetti, invulnerabili, quindi non aver paura di quello che ci può essere fuori da questa strada, dello sconosciuto, eccetera, eccetera. E la terza, dimensione della certainty, cioè essere sicuri del proprio futuro, del proprio domani, eccetera, eccetera. Ora, in una condizione in cui abbiamo precarietà, c'è bisogno di un accompagnamento sociale, una mediazione sociale nell'incontrare persone che non conosciamo abbastanza. Quindi io continuo a pensare che la mediazione culturale faccia benissimo. Io ho anche la classica vicina di casa che ad una certa ora inizia a bussare con la scopa da sotto, perché, non so, ho i block party alti o sto facendo qualcosa che le dà fastidio. Lì è il conflitto demografico, essenzialmente. Poi lo vedi sempre in queste dimensioni. Padova è una città che ha aumentato il numero di famiglie ma ha diminuito il numero di abitanti. Il conflitto si riduce, si spiega, il fatto che ci sono sempre più anziani, sempre meno bambini. E dall'altro lato c'è una popolazione di studenti, di lavoratori e di immigrati con un profilo diverso, come diversi vivere. Abbiamo appunto stili di vita diversi, semplicemente, che a volte non si conciliano. Per fortuna anche, perché altrimenti avremmo questi quartieri di ingegneria sociale in cui tutti hanno la stessa età, gli stessi gusti, eccetera, eccetera. Allora, appunto, la presenza dello Stato o anche la presenza nostra di attori positivi della socialità deve essere questa, un po' di riuscire a mediare conflitti che sono normali, utilizzare piuttosto i conflitti in senso positivo per far scoprire l'altro. Banalmente basta costringere un palazzo a contribuire insieme a pulire un parco o a risanare un'area dove appunto c'erano degli alberi e non ci sono più, e costringere persone che stanno nello stesso appartamento ma realmente non si salutano neanche per anni a scambiarsi anche in maniera semplice, due parole, una piccola conoscenza sugli altri. Spesso serve questa attività maieutica perché ci facciamo delle grandissime fantasie su quello che c'è dietro la porta dello straniero, dietro la porta dell'estraneo. Non abbiamo la minima idea della normalità e anche della, se vogliamo, ricchezza che c'è dietro una porta, dietro appunto un'estraneità. Ora, riuscire a convincere le persone senza fare un discorso necessariamente di sinistra, che nella costruzione di capitale sociale ci guadagnano davvero tutti. Capitale sociale è qualcosa che addirittura negli Stati Uniti viene venduto insieme alla casa, è un indicatore della capacità di un gruppo di persone che abitano la stessa porzione di spazio fisico a collaborare insieme. Vorrebbe dire, appunto, costringere tutti a dire: guarda, se parli col tuo vicino, anche se hai un po' la barba, anche se hai i pantaloni a tasconi, stavo ispirando a Giacomo, ed è un po' appunto diverso da te, può essere una buona cosa. È già tantissimo. Rispetto al caso loro, invece, qui essenzialmente mi sembra una dinamica di controllo pubblico sullo spazio pubblico, che è uno spazio che non è laico davvero,
ma è piuttosto laicistico, cioè è una laicità che deriva dal vuoto. Lo spazio non degradato è uno spazio vuoto di relazioni, è uno spazio di consumo ed è uno spazio che non dà appunto possibilità a creatività urbana. C'è una vera e propria paura di far sentire qualcosa che non si conosce, anche perché, non so, e vi ripasso la parola se posso fare anche il moderatore, a me è parso di vedere che nel centro di Padova esistono alcuni musicisti che danno più fastidio di altri e altri che danno meno fastidio. Voglio dire, senza citare nessuno, se ti presenti con un pianoforte a suonare Ludovico Einaudi non dai più di tanto fastidio, forse lo dai all'inizio, poi di meno. Se ti presenti a fare determinate cose che forse per qualche motivo che mi sfugge sono più tollerate, non so, il mimo eccetera eccetera, non hai controllo pubblico. Delle altre attività, ma anche degli altri corpi, per esempio il corpo dell'elemosinante piuttosto che il corpo dell'homeless, del senza tetto, danno un fastidio. La paura vera, secondo me, non è neanche la paura dell'arte, è la paura della diversità e anche la paura del contatto con qualcuno di più povero di quelli che vivono in centro. Non so cosa ne pensate. Beh, io credo che viva anche la gente questo disagio, perché mi ricordo dei commenti di passanti che facevano mentre la polizia ci faceva la multa, era del tipo, ah, ma loro non sono gli zingari, non sono quelli cattivi. Parlando di noi, non sono gli stranieri. E quindi secondo me c'è una paura di base tra le persone del musicista accattone o di quello che si crede che crei un po' di disagio. In realtà io credo che sia anche un modo di vivere, quello di anche un... Sì, lui sta offrendo una prestazione, se lo decide il cliente, se è una prestazione che ha bisogno di un compenso o no, e quindi oltretutto riempie dei buchi della città e li crea un po' più vivi. E credo che questa figura sì, debba esistere, non so. Beh sì, secondo me oltre alla paura c'è anche una intolleranza generale verso qualsiasi cosa che, diciamo, cambi la normalità di tutti i giorni che c'è nella città, e penso che sia questo clima che c'è da ormai un paio d'anni a Padova, questa intolleranza vera e propria verso qualcosa che si fa sentire o che si esprime o che comunque non è la cosa solita che vedi tutti i giorni, magari è una cosa nuova, diversa, una novità, e che oggi come oggi non è più vista come una sorpresa o come una cosa positiva, ma è vista subito come una cosa da multare, da sgridare, da scacciare. E insomma, questo volevo... Sicuramente, come dicevamo prima, il fatto che diciamo appunto il futuro sia sempre più incerto e diciamo quello che sarà, soprattutto in questo periodo di crisi effettiva, dopo che la crisi è stata scontata nei mercati nel 2008, è arrivata in Europa ed è diventata reale anche negli atteggiamenti delle persone che sentono di non poter più contare su un futuro solido o su alcune certezze che prima avevano. Questo sicuramente a livello, potremmo dire, non solo italiano ma anche europeo in generale, diciamo quantomeno occidentale, si è trasformato anche in una paura appunto del contatto con il nuovo, sia con il nuovo personale, cioè con il proprio futuro, ma anche con il nuovo nel senso l'altro, il prossimo. Di certo quello che noi facciamo a Sherwood, quello che tutti i giorni facciamo in Tana e in generale nei nostri spazi con i nostri progetti, è creare quei punti d'incontro. Cioè il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone di non conoscere l'altro e il diverso solo per sentito dire o per pregiudizio, ma ha proprio la possibilità di andare ai domeni, ad esempio, a vedere quello che succede, parlare con le persone e chiedere effettivamente da cosa scappano o come
potrei riportarli in Italia, ascoltare fino in fondo, no, una canzone, anche se stai passando per strade, magari saresti di fretta, ma provare a entrare in contatto appunto con la persona che incontriamo, e senza avere il pregiudizio di dire, dato che è nuovo, è spaventoso ed è meglio che non ci sia, no? E quindi qui nascono le ordinanze, qui nasce l'intolleranza, l'intransigenza del verso l'universitario a Padova, ma verso il migrante in Italia, in Europa, e così via. Sicuramente noi possiamo fare qualcosa, abbiamo fatto qualcosa in Portello, abbiamo fatto qualcosa con Padova Wake Up, ma è ovviamente un percorso che si rilancia. Noi appunto prima parlavamo della nostalgia di una città in cui ad esempio Piazza delle Erbe o altri posti potessero effettivamente diventare luoghi di aggregazione e di incontro tra persone che non si conoscono. Bene, se questo adesso è un, diciamo, un ricordo nostalgico, speriamo che possa diventare un obiettivo concreto per i nostri prossimi anni, perché sicuramente la nostra traiettoria è decisa, ed è la traiettoria appunto che vuole creare dialogo e non vuole arrendersi alla paura e a queste cose. Devo dire poi che con l'ultimo Padova Wake Up ci siamo riusciti abbastanza bene con il gran finale in Piazza delle Erbe. Esatto. Io fra l'altro oggi, diciamo, questo dibattito di oggi è un po' anche un rilanciare il percorso che abbiamo fatto con il Portello Wake Up, che ci ha portato a fare Padova Wake Up e la Street Parade. Anche per questo oggi è la giornata degli artisti di strada, e come SPAM abbiamo allestito un palco per gli artisti di strada in Bar Grande, dove appunto abbiamo voluto dare insomma il messaggio opposto rispetto a quello di Bitonci, che invece si può suonare a cappello, che noi vorremmo che più persone venissero qui come i Gypsy a suonare con noi, a farci insomma, e a proporci qualcosa di nuovo. E oggi tantissimi appunto artisti di strada parteciperanno a questa giornata di Sherwood. Ci sarà una simbolica, diciamo, ma neanche così tanto, parata, una piccola street parade che attraverserà Sherwood, avrà delle tappe e diciamo in ogni tappa ci sarà un'esibizione o un'installazione, diciamo, proposta da un artista. Anche per questo, diciamo, per avere un valore, affinché questo dibattito avesse un valore simbolico ma anche qualcosa di concreto, poi quando loro passeranno da qua, se vorremo, potremo seguirli, diciamo, e fare anche oggi un piccolo percorso di, insomma, riappropriazione degli spazi e di volontà di conoscere insomma il diverso, ecco. Se volevi aggiungere qualcosa, sennò se appunto, no, esatto, se ci sono interventi. Giulitta, vuoi Prego. Venire al microfono? Sì, non lo so, serve per le registrate. Sì. Sì. Bene, buongiorno, io sono Giuditta, scusate ma mi siedo perché ho un problema al piede, e a quanto lo sappia sono l'unica marionettista di Padova, di strada, ci sono altri burattinai ma non proprio marionettisti, se mi sbaglio scusatemi perché non posso conoscerli, eventualmente è possibile. E ho vissuto questa situazione da dentro da fuori, so di voi, non vi ho conosciuto ancora, sono venuta e sono contenta di avervi sentiti. E praticamente ho con me tre coppie, che a chi si deve lo do sul regolamento, delibera e la pagina da compilare, impossibile, di come funzionano queste cose, perché ripeto, ho vissuto da dentro da fuori. Chi vuol sapere il mio indirizzo, nome, lo do, ma non sono qui per farmi pubblicità. Mi sono rivolta anche ai giornali, i giornalisti volevano scrivere l'articolo su di me, allora non è uscito niente, perché io non voglio parlare di me ma della situazione. L'arte di strada in questo momento di crisi
è il divertimento di tutti quelli che non hanno nessuna possibilità economica, per esempio, perché si può usufruirne anche gratuitamente, come nessun'altra cosa offre questo, e quindi in questo momento storico dovrebbe riprendere il suo posto e la sua considerazione. E io penso che Padova ci è riuscito a tirare fuori un regolamento tra i peggiori di tutta Italia, ce ne sono anche altri. Negli anni 2000 sono stata a Roma quando ho cambiato la legge 121, ne facevo parte di quel movimento lì. L'arte di strada dopo ha fiorito. Nel 2014 ho scelto Padova come abitazione perché l'arte di strada era libera, poi è cambiato molto, ma sento una vera e propria persecuzione sugli artisti di strada anche in altre città, non dappertutto. Invece in altre città dove adesso vado, perché a Padova non esibisco più con alcune delle mie figure uniche al mondo, tra l'altro, e sanno tutti della situazione di qua e dicono: buongiorno artista, benvenuta. E ci sono città dove ci sono pochi perché hanno riaperto da di nuovo ultimamente, la gente non ne ha più conoscenza, non sa più come prendere la situazione, ma sono sempre contenti. Quindi c'è una disabituazione di tutto quanto. Poi vi voglio ricordare che nel Medioevo, quando è morto il re o sovrano, allora era silenzio nel centri, al pubblico, in posti pubblici, silenzio, quello che c'è adesso al centro di Padova, che cosa stiamo rimpiangendo, non lo so. Insomma, fate una riflessione voi. Parlerei di molte cose, ma credo che questa situazione a livello nazionale va cambiata, se non anche europeo, ed è possibile. E questo regolamento è talmente pessimo che dà la possibilità di partire di qua. Chi vuole un po' stare con questo, insomma, mi cerchi, mi do poi il bigliettino. Non voglio togliere più la parola, sicuramente sono tante altre cose basilari da dire. Grazie mille, Giuditta, che appunto abbiamo conosciuto proprio facendo un cineforum e facendo un'esperienza in piazza. Appunto, ci siamo conosciuti in Piazza Portello, riprendendoci quella piazza per l'ultima volta, insomma, prima dell'inizio di Sherwood, l'abbiamo fatto con... facendo una proiezione di un film, al seguito della quale c'è stato un piccolo dibattito e lì abbiamo potuto intrecciare Giuditta. Secondo me Giuditta, il fatto che Giuditta sia qui è anche testimone, no, del fatto che il discorso che stiamo facendo nelle piazze porta effettivamente a punti di contatto, porta a trovare soluzioni comuni, che ad esempio potrebbe essere il fatto che Giuditta sia qui e porti anche le sue marionette stasera in giro per Sherwood, e quindi possa essere un po' anche l'emblema di quello che bisognerebbe fare. Bisognerebbe mettere delle panchine in questa benedetta Piazza Portello e sedersi sulle panchine soprattutto, per effettivamente rintrecciare rapporti che vadano al di là del mero commercio, del mero sedersi a un bar per comprare qualcosa, ma che vadano al di là, che vadano verso la socialità, che ha come fine la socialità stessa, e che quindi ci si possa ritrovare in piazza anche solo per condividere insomma una serata, e non necessariamente per comprare qualcosa. Va bene, se non ci sono altri interventi o ci sono? Ok. Vai. Buonasera a tutti, io sono Andrea, sono un altro componente del Gypsy Thief. Volevo aggiungere che a seguito della nostra vicenda si sono susseguite varie dichiarazioni da parte di esponenti della pubblica amministrazione, che inizialmente, per farci passare ancora più in cattiva luce, sono arrivati alla menzogna più totale. E poi però qualche giorno dopo è uscito un articolo sul Mattino, sempre per voce di non ricordo quale, comunque un esponente del comune di Padova, il quale diceva che
questa situazione li aveva fatti riflettere sul ruolo degli artisti di strada e era loro intenzione cambiare il regolamento sull'esercizio delle arti di strada per evitare che questa situazione si ripetesse, e avevano in mente una sorta di ammonizione per le prime volte in cui l'artista fosse stato trovato sprovvisto di permesso, e soltanto dopo una serie di avvertimenti si sarebbe passato poi alla multa vera e propria. Ecco, quindi vi invito a chiedere conto nei prossimi mesi al Comune di Padova, alla pubblica amministrazione, sulla prosecuzione di questi loro intenti. Ecco, solo questo. Bene. Prego. Sì, io non sono un artista di strada, non me ne intendo molto su questo tema, volevo spostare un po' di nuovo la lancetta del dibattito sul diritto alla città. Non sono padovano, sono nato, vivo a Venezia, però questo dibattito, ho un foglio che non è un intervento già preconfezionato, ma ho preso appunti quando ha cominciato a parlare sia Salvo che il professore, perché ho trovato delle similitudini molto interessanti tra queste due città, alla fine molto vicine e infatti facente parte della stessa regione, e quindi inevitabilmente si trovano delle similitudini. Quando si è parlato di case vuote, voglio dire, Venezia ha una piaga enorme su questo tema, dovuta all'inadeguatezza dell'ATER, del comune, insomma ce ne potrebbe parlare per ore, però case vuote ce ne sono anche a Venezia. Ordinanze era una cosa che noi non conoscevamo fino a poco tempo fa, cioè le ordinanze a Venezia, vedevamo Bitonci, vedevamo Gentilini, vedevamo altri sindaci in giro per il nord-est, ordinanze a noi in fondo non sono mai arrivate, è sempre stato un tema sconosciuto. Da quando poi invece è salito Luigi Brugnaro, come tutti voi sapete immagino, come sindaco di Venezia, invece anche noi abbiamo conosciuto questa tematica, ordinanze che sono cominciate da un po' di tempo sulla vendita degli alcolici, sulla socialità legittima o non legittima, possibile o non possibile all'interno dei campi di Venezia, che hanno cominciato a portare un clima in città di controllo. Venezia non ha mai conosciuto un forte controllo sociale, se non magari le telecamere dei baristi in campo Santa Margherita, ma un controllo sociale veramente forte a Venezia per quanto riguarda l'istituzione cittadina non c'è mai stato. Adesso invece con la destra al potere, perché poi quello è il tema, ovviamente è iniziato. Anche noi conosciamo la piaga di nuove costruzioni, di cementificazioni continue nella nostra città, anche nel centro storico, non solo fuori, di cui tra l'altro uno degli agenti maggiori è l'università. Cioè moltissimi, cioè, i due agenti che più colpiscono Venezia sul tema cementificazione sono Caltagirone, che ha costruito in mezzo alla città una serie di cattedrali nel deserto non compiute, poi alla Giudecca e in altri quartieri popolari, che dovevano essere tra l'altro case popolari, che poi non sono mai finite perché le sue aziende puntualmente vanno in bancarotta. E l'altro invece grande agente di trasformazione dell'urbanistica cittadina e appunto di costruzione architettonica è appunto l'Università Santa Marta, dove c'era il polo scientifico che è stato spostato a Mestre. Proprio Caltagirone, perché lui ha vinto il bando indetto all'università, dovrà essere costruito un 604 posti letto, quindi un mega ostello camuffato da residenza universitaria proprio a Santa Marta, con tanto di bar, supermarket, eccetera, eccetera, eccetera. Anche Venezia è una città che ovviamente conosce, come dire, ha conosciuto e ormai si è somatizzata la trasformazione commerciale, per cui sempre più esercenti con prezzi folli, eccetera. Cioè Venezia, voglio dire, quando sento parlare di Padova mi viene quasi da sorridere, che quando vengo qua a Padova da veneziano in realtà mi sembra altro, che Venezia è proprio un disastro da questo punto di vista. La gentrification non ne parliamo, cioè è generale, cioè non è che hanno spostato i cittadini nelle aree, come dire, limitrofe, quindi Giudecca eccetera, no, li hanno proprio spostati a Mestre e Marghera, che magari per una persona di Padova è difficile da capire, ma Mestre e Marghera è come un'altra città per un veneziano, quindi è proprio oltre la periferia.
la gentrification, quindi ha toccato praticamente tutta la città, e se appunto portando tra l'altro alla morte dei quartieri popolari, perché poi anche quelli sono stati colpiti ovviamente, nonostante piccole resistenze di magari, non so, esperienze occupative come alla Giudecca, come a Santa Marta, e se quindi il diritto alla città, come diceva giustamente il professore, è l'essere inclusi nella progettazione della propria città, gli studenti, che invece sono, come dire, una fetta importante a Venezia, cioè gli studenti universitari portano, adesso mi ero scritto qua, 1 milione di euro al mese alla città di Venezia, cioè pertanto per dare un dato, gli studenti invece tra residenze disastrose, fuori norma, inadatte, inumane per le condizioni di vita che ci sono all'interno e per i prezzi degli affitti e per tutta una serie di problematiche, la socialità che muore eccetera eccetera, Venezia caccia gli studenti, no? Caccia gli studenti universitari che se ne scappano dopo 5 anni che uno vive in una residenza universitaria dove non c'è neanche una cucina e deve farsi da mangiare col microonde, ovviamente scappa perché cosa sta a fare qua, e invece quelli potrebbero essere i nuovi cittadini veneziani, come poi immagino una stessa dinamica invece avviene o potrebbe avvenire a Padova, no? Cioè universitari che vengono in università prestigiose, rinomate, potrebbero, come dire, essere i nuovi cittadini e invece vanno a scappare. Allora la mia domanda, cioè la mia riflessione era su questo, la mia domanda magari poi anche al professore era proprio, cioè allora non dovrebbero essere esattamente questa composizione sociale qua, no? Cioè gli studenti universitari e chi vive all'università in genere a riconoscere finalmente che per quanto magari al suo interno l'università, almeno per me, cioè praticamente è morta, cioè forse ben poco da ripristinare e da aggiustare e da lottare per le dinamiche interne all'università, cominciare a vedere nell'università ormai un agente trasformatore proprio della città più che di se stessa, un'azienda, perché alla fine quello sono, che trasforma in maniera attiva la città, e quindi cominciare a andare ad aggredire, come dire, quel nodo lì, quella problematica lì, perché insomma, se no, cioè a Venezia siamo arrivati un po' a un punto morto. Sì, Venezia è una situazione, se vogliamo, come dici giustamente, estrema, no? Per certi livelli di gentrificazione. Dimmi. Ok, se vuoi, vai. Abbiamo pochissimo tempo in realtà, proprio 2 minuti. Allora, a Venezia gli artisti non vi consiglio di andare perché non è che solo vi multano, ma sequestrano anche strumenti a scopo cosiddetto preventivo. Non so da che cosa prevengono, forse che l'artista non possa guadagnare, non possa andare ad esibire intanto in altri paesi, sperano che in quel modo pagano meglio la multa, non lo so, però funziona all'incontrario, no? Poi 2 domande mi sorgono. 1, con quale competenza tengono in un qualsiasi magazzino strumenti musicali, anche che erano sequestrati a Venezia per altri? A me una bambola veneziana che faceva danze veneziane mi hanno sequestrato, ci vuole lì un restauratore almeno a tenerlo, e mentre gli strumenti musicali lo sapete come lo tenete, quindi sequestrati vanno pure a malora. Cominciamo qui. Poi Venezia in quel modo estende la sua competenza su altri comuni dove l'artista intanto non può esibire. In più, articolo della Costituzione che se siamo basati sul lavoro, come si può sequestrare strumenti di lavoro? Questo su Venezia. Provo a risponderti in 1 minuto. È difficilissimo combattere contro un'identità commerciale forte come quella del turismo, la disneyficazione di Venezia, eccetera, eccetera. Quindi non c'è una soluzione forte su questo. Però è anche vero che se si fa una lotta bisogna partire da una forte identità della città. E Venezia è una città d'arte, ha una biennale, ha un'identità universitaria. Secondo me quella può essere una chiave per unire. Però dobbiamo anche uscire, lo dico anche da indipendente della politica, dalla dinamica chi sta dentro, chi sta fuori, perché una delle difficoltà fondamentali delle cose che facciamo è riuscire a portare insieme a noi persone che non hanno voglia di partecipare, persone con un'età diversa dalla nostra, eccetera, eccetera. E la lotta va iniziata appunto dal problema, più che dal
più che dalla composizione di chi lo combatte, no? Il problema è il rapporto con l'identità territoriale. Se prendo il cubo dell'Hotel Santa Chiara, appena esco appunto da Santa Lucia, mi viene male guardarlo, non perché sia un'architettura razionalistica, no? Così un po' come Calatrava mi viene male altrettanto. Mi viene male soprattutto perché non ha senso che stia lì. Cioè, i progetti devono essere sociali, devono rispecchiare un diritto alla città nella misura in cui hanno una pertinenza col territorio, hanno un senso di autenticità rispetto a Venezia. Ed è un senso che non per forza deve essere basato su il XVIII secolo e le maschere, eccetera. Può essere anche un senso moderno di Venezia, ma deve essere un senso che non cali da carta al girone, ecco, come dicevi tu. Va bene, dobbiamo concludere, purtroppo. So sì. Che ci sarebbe da parlare a lungo. Ma infatti speriamo che questo possa essere, diciamo, sì, l'inizio per una riflessione un po' più ampia, anche a partire tra, diciamo, dalle persone che ci sono qui, ma sicuramente dai vari percorsi che già esistono in varie città. Io appunto ringrazio gli ospiti infinitamente e adesso per chi vuole possiamo seguire appunto la banda che è già passata. E, sì, però ha un giro bello lungo che andrà avanti fino alle 11:30 e buona serata a tutti, è stato un piacere.